Salve ragazzi, bentornati sul canale di Ivan Ridoni. Questo è il terzo episodio della mia serie di gameplay su Super Mario Bros. Quindi partiamo subito. Ed eccoci al terzo mondo, tutto a tema acquatico, con 40 vite. Mica male. Dunque, qui ci sono dei tubi che ci permettono di andare avanti, ma ovviamente finché non distruggeremo la fortezza che sbloccherà la chiave, che sbloccherà la porta, troveremo il passaggio bloccato. Quindi cominciamo. Ragazzuole, mi raccomando, prima di cominciare lasciatemi un bel like ed iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Grazie mille. Cominciamo. Primo livello ed eccoci qui sul fondo del mare subito. Quanto mi rilassavano questi livelli. Certo, erano tosti, perché erano tosti, ma l'ambiente, i colori, la musica erano rilassanti. Oppla! Tanto noi qui abbiamo anche il fiore del fuoco che ci aiuta, quindi qualsiasi pericolo come questi blooper non dovrebbe preoccuparci granché. Oh mamma, questi fiori vanno tenuti d'occhio perché emettono dei blocchi di lava, quindi occhio quando gli passiamo vicino. Questi fiori ovviamente sono indistruttibili. Oh, quelle bollicine ci spediranno in basso, attenzione. Ah, qui mi sembra che si poteva saltare sopra, sì, per ottenere un bonus aggiuntivo. Un altro fiore. Potevamo salire anche da qui, ma visto che siamo già andati oltre, tanto vale. Uff! Qui c'era uno con la codina che ci aspettava. Questa tutta zona... Oh, 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 oh! Porca miseria! Oh, oh! Aspettiamo, facciamoli allontanare. Arca miseria. Prendiamo tutte queste monetine. Qui c'era addirittura una vita. Oh, andiamo su. Questo ci stava aspettando. Ma noi rapidi ci lanciamo nel cubo e vediamo se riusciamo a prendere la giusta rincorsa. Ok, abbiamo preso una stella. 41 vite. Io non sto minimamente tenendo conto del punteggio. Francamente non mi è mai interessato, ho sempre puntato a finire il gioco, a godermi l'avventura, i punti non mi sono mai interessati. Da quanto ho sentito invece agli americani piacciono tantissimo. Io non li ho proprio mai calcolati. Qui, se riuscivamo a prendere tutte quante le stelle, continuavamo a trovare stelle in ogni blocco successivo. Finché, se colpivamo il blocco avendo la stella addosso, trovavamo un'altra stella, altrimenti nulla. Qui dovrebbe essere finito. Qui facciamo attenzione, prendiamo bene le misure. E via. Quei blocchi non me li sono proprio filati. Di attenzione! Ma guarda come cavolo mi sono andato a far colpi. Va bene, prendiamo la rincorsa. Fungo! E via! Casa di Todd. Era qui che, se non trovavamo il costume da rana nel mondo precedente, lo avremmo trovato per la prima volta. Questo è una casa di Todd che ci darà fisso sempre il costume da rana. Io mi ricordo, mi piaceva talmente tanto quando ero piccolo che andavo qui, mi facevo fare il game over, ricominciavo e prendevo un altro costume, game over, ricominciavo e alla fine avevo l'inventario pieno di costumi da rana. Oh, qui troviamo anche questo pescione, noto come Grande Berta, che scorrazzerà allegramente sotto di noi tentando di inghiottirci quando le piattaforme si abbassano, quindi sarà nostra premura cercare di evitare di farci mangiare. Livello a tema allo squalo. Cerchiamo di... ecco. Oh! Io quasi quasi mi farei mangiare almeno una volta per far vedere com'è. Ci facciamo mangiare? Eh sì, dai, diamo un po' di brivido ai nostri telespettatori. Opla! Ma noi proseguiamo, piano piano. No, no! Che c'è? Un fungo! Hai fame, mangia il blocchetto, pezzo di fango, mangia il blocco! Yeah. Qui dovevamo sbrigarci perché se scadeva la musichetta e questi tornavano ad essere monete ci ritrovavamo in un mare di...
di guai. Qui c'era la possibilità di prendere una vita. Era una vita? Sì. Vita che non abbiamo preso e che stiamo anche rischiando di perderne un'altra stupidamente per fare i cretini. Ah! Giù. Uff! Che faccia allegra col pescione. E... vita per noi. 42 vite. Gracias. Ci aspetta la prima fortezza del gioco. Oppa! Facciamo attenzione a questi fasci di luce. Qui c'è tutta una serie di porte che ci porterà ciascuna in una zona differente. Io però mi sembra che ho sempre scelto l'ultima, non so perché. Era l'ultima? Sì, perché ci portava direttamente alla fine, quindi ricordatevelo. Sesta porta. One! Attenzione perché ogni volta... Oh, questo c'aveva le ali! Ogni volta che lo colpiremo, come avete già visto, si circonderà di spuntoni. E qui comincerà anche a volare. Vieni qui. Yeah! Di nuovo, non lo facciamo alzare. Ah ah, tutto a posto. Vai! Fatto questo, si aprirà anche la porta lì sotto. Da notare che in caso di game over, le fortezze resteranno distrutte, non sarà necessario rifarle. Io ci riprovo. 20. Oh cavolo, dove... era qui? Non ho visto dove era il fungo, era lì accanto, porca miseria. Vabbè, ricordiamocelo, quando ricomparirà la prossima volta, sarà... la moneta da 20 saranno una accanto all'altra. Ritentiamo il gioco della slot machine, che come al solito è un disastro. Niente, non fanno per me. Attenzione, qui cerchiamo di farli fuori più alla svelta possibile, perché sono veramente degli infami. Una stella. Qui possiamo scegliere. Il livello superiore ci porterà a un quadro di pianure, il livello inferiore a un quadro acquatico. Piccolo dettaglio, lì c'è una casa di Todd che è collegata da alcuni ponti. Questi ponti si apriranno e si chiuderanno di livello in livello, quindi per far aprire quei ponti dovrò terminare un livello. Quindi se io terminassi questo, poi lì troverei i ponti alzati. Quindi a questo punto conviene... però lì c'è anche la Hammer Brother. Senza tanti giri di parole, prendiamo un bonus, affrontiamo il livello e come viene viene. Non abbiamo più funghi? Azzarola. Beh, usiamo un fiore e andiamo. I miei ragionamenti arzigocolati, non ci fate caso. Oh mamma! E se sapevo che trovavamo una foglia qui? No. Iu! La faccio? Yes! E vai! Non ti penso proprio a te. C'è? C'è quella pianta lì sopra che è alquanto fastidiosa però, eh? Oh mamma! Ce la faccio a prenderle tutte? No! Bravo! Mi sono anche fatta colpire due volte! Due, non una, due! Va bene. E qui, per la gioia di molti, rincontreremo Lucky Tu. Quanto la odio. Specialmente qui perché le sue uova sono semoventi. La vita è andata a farsi benedire? Assolutamente sì. Vediamo se riusciamo a farla fuori, eh. Sempre se non torna poi, eh. Vediamo un po'. Non torna. Fantastico. Dici che torna invece. No. No, queste cacchio di uova. Divento... No. Ok, basta, andiamocene. Yuh, con permesso, là. E prendiamo anche una stella. Tacci. Ora, i ponti si sono rialzati, ma noi andiamo ad affrontare l'Hammer Brother, che vale come livello, e dovremmo ritrovare i ponti chiusi al nostro passaggio. Il forziere comparirà sempre dalla parte opposta. Un martello, un fiorino. Yuh. E là. Ponti chiusi. Fortunatamente la casa di Todd non vale come un livello, quindi non rischiamo di trovare i ponti aperti.
e di rimanere imprigionati per sempre. Foglia. Benone, facciamoci anche questo livello. Oh, di notte. Che poi queste sono tutte caratteristiche, come a parte gli effetti di trasparenza, ma anche i livelli di notte su NES 8-bit non c'erano, era tutto quanto con la stessa tonalità di colore. Questo spara il figlio, lo spara e lo rimangia. Attenzione a quel blooper, fatemi prendere il fior del fuoco, dopodiché saranno... Eccoti, non fai più il grosso adesso, eh? Queste bollicine ci sparano verso l'alto e queste meduse sono invincibili, non c'è modo di eliminarle. Mi sembra neanche con la stella si poteva fare. Se ci andavamo addosso con la stella, ci limitavamo ad appoggiarci contro. Oh, monetine. Sì, fatemi scendere. Oh, oh. Quanto è ciccione qui Mario. Poi nei giochi successivi pian piano l'hanno fatto dimagrire, ma all'inizio era veramente un panzone. Qui c'era qualcosa? No. E allora avanti. Solino. Ma lì c'era un blocco, forse con la coda o con l'ala magica avremmo potuto raggiungerlo, anche perché non vedo modi per prendere la rincorsa. Ecco lì un blooper con la coda. Qui si poteva entrare, vero? Neanche per il cacchio! Ah, però aspetta, qui c'era... Vediamo un po'... C'era una vita qui. Eccola! Sì, ricordavo bene. Era un po' rischioso prenderla, ma se ci riuscivamo... Vale, valotto. Cerchiamo di non perderla subito. Da. E via. Fatto anche questo. Opla. Di nuovo di giorno. E io. Ce la faremo a prendere la rincorsa sufficiente. Sì. 2 stelle. Se riusciamo a prendere anche la terza stella. 43 vite. Beh, non è male, non è male. Ora, qui c'era la possibilità di fare lo stesso trucchetto del mondo precedente, ovvero usare il martello, rompere questo mucchietto di rocce e prendere questa barca per accedere a queste isole con casa di Todd ed avere qualche bonus supplementare. Sbrighiamoci. Un altro costume da rana. Vediamo qui che cosa otteniamo. Un'altra foglia. L'inventario sarà pieno. Io ci provo, ragazzuoli. Sei proprio perfetto, fungo, fiore e stella, ce n'avessi azzeccato mezzo. Non c'è pace tra gli ulivi. Possiamo accedere ad un'ultima isoletta qui sulla destra che ci porterà ad un'ultima casa di Todd. La proviamo e poi facciamo i livelli che sono rimasti. Un'altra foglia. Tanto vale che ne usiamo una. Sbrighiamoci, prendiamoci la coda... Alla vaccinara e vai, 6° livello. Oh no, livelli a scorrimento e ciambelle che cadono. No, io mi tengo la coda perché ho bisogno di fare degli atterraggi lenti e precisi. E qui non si è mai sicuri di niente. Ecco appunto. No, vedi, se avessi lanciato il guscio veniva qui a sbattere e noi prendevamo un bel po' di monete e non rischiavamo inutilmente la pellaccia così. Tu che mi dai? Una foglia. Attenzione, saltiamogli sopra e via. Uff, che fatica. E qui? Nulla. Comunque stiamo continuando, eh. Resistiamo. Direi che comunque si vede abbastanza che ho passato l'infanzia con questo gioco, quasi. Ecco, salvo piccole dimenticanze. La mano... un pochino si è conservata. Poi, ecco, adesso questi sono ancora i primi mondi. Vedrete al 6°, 7° e 8° le risate, come comincio a perdere vite, come se non ci fosse un domani. Vediamo se riusciamo a prendere un po' di rincorsa. E là! 5 vite per noi! Quarantotto vite, mi faccio quasi schifo. Il ponte si alza, quindi non ci resta che andare ad affrontare il 7° livello, anche se ci saremmo andati comunque.
Qui incontriamo questi mostriciattoli che sembrano tanto carini, ma se uno li lascia fare sputeranno delle palle puntute dalla bocca e mi farò anche colpire stupidamente. Qui la foglia mi avrebbe fatto comodo per trovare dei passaggi, ma noi ce la facciamo tranquillamente. Quello stava smungolando. Non brillano per intelligenza questi mostriciattoli, anche se sono molto pericolosi. Arrampichiamoci e vediamo che c'è. Ecco, diciamo che dal terzo mondo inizio a dimenticare un po' di cose. Che questi sono in assoluto i mondi. Che cosa sto facendo? Rischio di andare di sotto come un pollo. Dico, questi sono i mondi che ho fatto più spesso perché erano i più facili da raggiungere. Poi calcolate che a quel tempo neanche si poteva salvare, quindi un gioco come questo andava giocato tutto quanto d'un fiato. Se spegnevi era finita, dovevi ricominciare da zero. Fu Super Mario World il primo Mario che permise di salvare. Qui ancora non si poteva, o meglio, qui in questa versione All Stars sì, ma nella versione per NES non era possibile salvare. Iniziavi a giocare, dovevi arrivare fino alla fine, altrimenti se spegnevi ogni volta dovevi riniziare. Un castello sommerso nell'acqua. Questi pesciolini. Oh, perfetto, un fiore. Vai, così ci possiamo aprire la strada e stare un pochino più tranquilli. Oh, queste piattaforme sono impregnate di fantasmini. Cerchiamo di non passargli troppo vicino, altrimenti sono guai. Ciao, ma quanti siete carini! Ma porca miseria, lo sapevo! Vabbè, pazienza, affrontiamo Boom Boom, il nome di questo mini boss, a mani nude e crude. Ha le ali, ma noi non gli permettiamo di aprirle. Lo sconfiggiamo subito e superiamo la mini fortezza. Ok, manca poco, siamo quasi alla fine anche di questo mondo. Tanto per prendermi per i fondelli, no? La seconda parte. Ottavo livello, questo qual era? Qui tocca fare attenzione. Ma ha mangiato! Qui, facendo scorrere il guscio, ecco, c'è la possibilità di prendere dei bonus. Aspettiamo, aspettiamo che la piattaforma risalga. Che quel coso che mi dà la caccia è peggio del coccodrillo con Capitan Uncino. Che poi noi, anche se la uccidiamo, dopo poco tempo ritorna. Quindi è inutile. Però è carina, dai. Attenzione. Qui, sali, sali. Un po' di brivido. Oh, brivido. Oh. Guarda se per far cretino. Oh, 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 oh. Mamma mia. Ciao. Uno e uno, due. Yuu. Yuu. Oh. E che succede se passiamo lì sotto? Prendiamo più monete. Aspettiamo. Oh. Aspettiamo che si rialzino le piattaforme. E andiamo. Soldi, soldi, soldi. Chi ha tanti soldi sto per fare una brutta fine. Oh, vita. Benissimo. Sopra mi sarei perso qualcosa? No. Ciao. Stavamo tirando a chi arrivava prima alla fine del livello. Yuppede. Oh. E vabbè. Le vite non ci mancano. Posso permettermi di fare qualche cacchiata così tanto per. Nono ed ultimo livello del terzo mondo. Pom, pom, pom. Via. Cannoni. E questo simpatico boom. Porca miseria, mi sono fatto sparare sulle gengive. Guardate, guardate. Oh, questi piccoli gumbini, se ci prendono, ci rallentano. Quindi dovremo scuotere Mario per liberarcene. Ah,
qui potrebbe essere un problema. Se avessi avuto la coda, avrei potuto aprirmi la strada per questo tubo e prendere dei bonus. Stavo per morire. Oh, oh, ma che ha deciso? Basta, eh? Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Che c'è qui? No, vieni qui. Bombe. Bo-bomb. Oh, mamma. Rischia tantissimo. Ah. Piano, non attiviamo questo guscio, altrimenti so cavoli. Due. Quella intanto si risveglia. No, 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 andiamocene. Ecco. Ah, qui possiamo tornare indietro. Penso, dovremmo poter tornare indietro fino al punto che abbiamo visto prima, che era irraggiungibile. Ma da qui dovremmo poterci arrivare. Faremo un giro un po' lungo. Ma mi sembra che c'era un bonus alla fine. Esatto, saremmo scesi da qui. Saremmo andati qua. Attenzione. Se passo sotto muoio. No, ce l'abbiamo fatta. Eccoci. Qui bisogna andare. Arco, adesso ricordiamoci, tutto a destra. Ok, che ci davi? Un costume da rana. Prof, ed eccoci qui. Ma come siamo carini. Questo per nuotare è l'ideale. Possiamo nuotare con molta precisione, accelerare, andare piano. E per le nuotate schivando a poco è l'ideale. Opla! E sta finendo il tempo, lo so. Fateci giocare. Abbiamo finito. Ci dirigiamo a saltelli verso il castello. Certo che farlo col costume da rana non è proprio il massimo, eh? È terribile, il re è stato trasformato. Per favore, trova la bacchetta magica, così potremo farlo tornare come prima. Questo era un mostro di Super Mario World, mi sembra, uno dei dinosauri barra drago. Diventano epilettici così. Col costume da rana sarò colpito immediatamente, perché non è proprio semplicissimo da usare. Vediamo quanto... Oh, vedi. Vediamo quanto ci dura. Cerchiamo di non farci colpire, ma non prometto nulla. Ecco. Passiamo tra i proiettili. Lì c'è un potenziamento, ma io mi tengo il costume da rana finché dura. Tanto adesso verremo colpiti immediatamente. Che poi mi sembra che se noi riuscivamo a sconfiggere il boss e a tornare dal re con questo o qualche altro costume, ci veniva detto qualcosa di strano. Ma non ricordo, ora non ricordo bene. No. Cerchiamo almeno di arrivare dal boss. Poi se vengo colpito, pazienza, altrimenti... Ok, ce l'abbiamo fatta. Potenziamenti qui non ce ne sono. Qui dobbiamo affrontare Wendy Koopa. È molto probabile che io venga colpito, perché con questo costume è tosta. No, ce l'abbiamo fatta! Col costume da rana, fantastico! Yeah! Essere battuta da una rana, che vergogna, Wendy! Vediamo se ricordavo bene. Ah, questa non l'hanno tradotta. Non lo sapevate che sì, che c'era anche questa frase, eh? Oddio, sei stato trasformato. Vuoi che ti trasformi con questa bacchetta? I blocchi bianchi hanno dei poteri magici che possono sconfiggere i tuoi nemici. Ho incluso un gioiello che ti potrà aiutare, un Carillon. Me lo do in faccia al Carillon. Bene, ragazzuoli, abbiamo finito anche il terzo mondo. Il quarto mondo ci aspetta. Che cos'altro ci aspetterà? Misteri, tesori, trabocchetti, trappole. Lo sapremo nel prossimo gameplay. Come sempre, lasciatemi un bel like ed iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, così da rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite. Io mi fermo qui e vi do appuntamento al prossimo gameplay. Un abbraccio, ciao a tutti!